Cari amici, questa prima puntata di incontro con lo scrittore che stiamo presentando, tra poco vedrete un'intervista allo scrittore trevigiano Simone Menegallo. Vorrei innanzitutto chiedere scusa allo scrittore innanzitutto e a voi tutto che guarderete la puntata perché c'è stato un problema tecnico con Skype, si vede con un abbassamento diciamo di banda, che c'è una parte in cui non si vede bene o si sente male l'audio. Quindi innanzitutto desidero scusarmi con il scrittore e avremo modo comunque di incontrare il dottor Menegallo per altre interviste e avremo il piacere di averlo qui su questa web TV, su Science Web TV, in modo da poter riparare a questo diciamo inconveniente che c'è stato. Grazie mille. Bene, cari amici, Science Web TV inizia una nuova rubrica, che è questa dell'incontro con gli scrittori. Abbiamo deciso di iniziare questo percorso perché riteniamo che sia utile far conoscere anche a quanto più persone possibile, insomma, questo mondo di scrittori che non sono per la maggiore, ma soprattutto che pubblicano con case editrici locali. Scrittori, diciamo, che sviluppano il loro pensiero nel loro ambiente, insomma, parlano delle loro località, della loro terra. Oggi facciamo questo primo incontro, intervistiamo Simone Menegaldo, il dottor Simone Menegaldo, che da quello che si evince ha pubblicato due libri con la casa editrice Sismondi Editore. Simone Menegaldo ha pubblicato questi due libri, il primo è Anni di guerra, dopo ce ne parlerà il nostro amico il dottor Menegaldo, e l'ultimo è Medium Urbis, 2000 anni di storia in riva alla Piave. E farò qualche domanda, ma soprattutto faremo parlare lo scrittore che si presenterà e ci dirà, ci racconterà un po' la sua storia e quello che scrive e cosa fa. Bene. Passiamo subito allora, senza lungaggini, a presentare il dottor Simone Menegaldo e le diamo il benvenuto innanzitutto a questa prima puntata, a questa trasmissione che inauguriamo e le passo subito la linea. Prego, dottor Menegaldo, ci parli un attimino di sé. Beh, è un onore essere invitato a parlare all'inaugurazione di una trasmissione, perché sicuramente non è una cosa di tutti i giorni. Io mi occupo dal 2006 circa di organizzare tutto ciò che ruota attorno a vari eventi storici. Nel 2006 ho conseguito la laurea triennale in storia e ho cominciato ad adoperarmi soprattutto nel mondo associazionistico per organizzare mostre, incontri di cultura, incontri con l'autore, nella piccola realtà locale di Cimadolmo, Ormello, insomma, realtà locali molto piccole, ma che mi ha fatto molto piacere cominciare questa attività proprio perché sono in qualche modo riuscito, grazie a questo, a mantenere un legame con il territorio che avevo perduto a causa del fatto che avevo per anni studiato fuori dal paese e perso un po' di contatti con la gente di qui. Nel 2008 è arrivata la laurea in storia della società europea che mi ha portato a cominciare questi lavori. Sono lavori un po' particolari e che sono cominciati un po' per caso. Il primo è questo, Anni di guerra e di fame, sono 600 pagine con 42 interviste a reduci della Seconda Guerra Mondiale, che ho piacere di mostrare perché è il mio primo libro, uscito ad ottobre 2009 per Sismondi, ed è quello che mi ha dato più soddisfazione. Infatti è andato esaurito in 2 settimane la prima edizione, e l'edizione del gennaio 2010, anche quella è andata completamente esaurita, e
Spesso ho cominciato questo tipo di lavoro, lo davo soprattutto a questa persona che magari non si vede molto Se in accendi solo un web. po' la webcam l'immagine, può darsi che riusciamo a tirare. Perfetto. È perfetto. Un attimo Questo che lo riprendo per intero. Perfetto. reduce Emilio Zanardo, era Emilio Zanardo, lui ha fatto la ritirata di Russia con gli alpini della Giulia. E a lungo ha tenuto dentro di sé quanto aveva vissuto in Russia. Tuttavia, negli anni 80 del Novecento, aveva cominciato ad andare nelle scuole a raccontare la sua esperienza. Gli anni 80 del Novecento sono stati molto importanti per alcuni di questi reduci, perché nel 1982 un compianto presidente della Repubblica di nome Sandro Pertini organizzò un incontro con le associazioni ex combattenti della Seconda Guerra Mondiale, chiedendo ad ognuno di loro che andassero nelle scuole a raccontare la loro esperienza per far capire ai giovani cosa era stata la Seconda Guerra Mondiale. Preso la preghiera di Sandro Pertini con un grandissimo cuore, aveva cominciato ad andare nelle scuole a raccontare tutto questo. Dopo aver cominciato ad andare nelle scuole a raccontarlo, diversi scrittori famosi hanno cercato di intervistarlo, ma lui ha sempre rifiutato, adducendo la scusa che aveva romanzato la sua vicissitudine, la ritirata di Russia, eccetera. Io ho avuto una sola fortuna, che è stata quella che lui era grande amico di mio nonno, e tanto così di mio nonno lui ha voluto per lasciarmi questa testimonianza. È una testimonianza di 60 pagine in cui racconta più non solo la ritirata ma tutta la vita, e quando gliel'ho riportata è rimasto convinto di quanto avevo scritto, che è andato a trovare tutti i suoi amici sia del paese che fuori del paese, che avevo fatto guerra con lui, per farmi vedere cosa era stato scritto su di lui, e i suoi amici a loro volta hanno voluto. Di tutto questo è venuto a conoscenza il capogruppo di Alpini, e gli ho detto, a questo punto, visto che saranno rimasti una ventina, li intervisti tutti e faccio il libro. Erano 42, ma dal 2009 che il libro è uscito, questi 42 sono purtroppo rimasti soltanto 20, quindi l'urgenza era abbastanza pressante, ed è un'urgenza che si è sentita nei paesi vicini, tanto che nel 2010 è arrivata la commissione di quest'una, che si chiama Le voci degli ultimi, uscito dall'editore Istresco, Mi scuso, e come nel si chiama? 2011 Chiedo scusa si chiama Le dell'intervento, perché è arrivato un attimo a voci scatti e degli ultimi. volevo specificare un attimo come Questo si chiama. volume del 2010 si chiama Le voci degli ultimi, ricordi di guerra e di vita, stampato dall'Istresco, che è l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Treviso, che è un istituto a cui io collaboro dal 2010, e nel 2011 sono diventato anche il responsabile della didattica di questo istituto, e ho il compito di andare nelle scuole a portare avanti i progetti di storia del Trevigiano nell'Ottocento e nel Novecento, nelle scuole di ogni ordine grado, elementari, medie e superiori. Anche Le voci degli ultimi ha avuto un successo discreto, e questo ha portato un'altra commissione, il Ponte della Memoria, storia di guerra di vita in Riva alla Piave, sempre con Istresco, nella collana 900 Veneto. Questo è uscito nel novembre 2011, e anche questo sta la Voci degli ultimi sono altre 25 interviste che si aggiungono alle 42 fatte per il tiro, e ce ne sono altre 31. In mezzo, siccome la raccolta di interviste radici della Seconda Guerra Mondiale lascia anche molti tempi morti, l'ho approfittato per portare avanti, alla fine concludere, una ricerca che avevo cominciato già quando ero alle scuole superiori, raccogliendo i racconti degli anziani della mia borgata, che è appunto Medium Urbis, stampato nel 2010 da Medium Urbis, 2000 anni di storia in Riva alla Piave, e dalla storia del posto in cui vivo.
Nord, una piccola località di Cimadolmo, fondata nel 158 a.C. dai romani, quando passarono qui costruendo la città Postumia, approntando un passo barca alle cui vicissitudini sono molto legate per il fatto che queste persone in copertina che si vedono sotto e qui sotto Mi dispiace soltanto che non l'ultimo. si vede bene per via del collegamento. Dispiace anche a me, no. Questi sono gli ultimi traghettatori del fiume Piave e sono i miei cugini, quindi con orgoglio posso dire di appartenere a una famiglia che qui ha avuto la sua piccola grande storia. Ovviamente queste sono storie che essendo di storia hanno un pubblico molto più piccolo rispetto a quello che può avere magari un romanzo, ma però diciamo mi accontento che almeno qui a livello diciamo provinciale la risposta è stata soddisfacente. Bene, quindi c'è stata la buona risposta, insomma, a questi libri che lei ha pubblicato, quando sembra, perché io ho parlato con il mio carissimo amico Pilon, che è editore, diciamo, me ne ha parlato molto bene, insomma, che è soddisfatto, insomma, dei libri, soprattutto di questi due libri, ma soprattutto dell'ultimo, perché so che con l'ultimo libro, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ha fatto anche qualche cosa in qualche libreria, qualche presentazione, vero? Con Medium Urbis. Sì, Medio Nordis c'è stata una grande presentazione in Villa Faggiotto a Busco, che è una villa settecentesca che si trova proprio sul confine tra Busco e Lavara, ospitato dai proprietari della villa che sono gli Steffel della locanda ristorante Il Gabbiano di Strada di Ponte Tripiave. Ed è stata una manifestazione che ha attirato molto pubblico, 500 persone, ho avuto l'onore di avere la presentazione del sindaco del vice sindaco di Piave, del sindaco di Cimadulmo e del vicepresidente della provincia di Treviso, che mi hanno fatto la gentilezza di venire a presentarsi. Grazie ai buoni rapporti che ho avuto anni con la Fondazione Benetton, anche la Fondazione Benetton ha voluto presentare questo volume negli spazi Bonben, manifestazione che ha avuto un buon interesse, visto che comunque è Treviso abbastanza lontano dal fiume Piave, ma soprattutto oltre alla Fondazione Benetton c'è stato un grande incontro per parlare di Piave il 31 marzo di quest'anno, con la presenza dell'ingegnere Cipriani, della naturalista Michele Zanetti e di altre personalità molto importanti a Maserata sul Piave, che ha avuto un grande riscontro di pubblico e all'interno è stato anche presentato il volume. Sono contento che le cose siano andate bene, non soltanto per me, ma anche per Franco, perché questo per dirlo, il sguardo al piccolo di Tuttavia si fa molto fatica a scommettere su uno sconosciuto e per Certamente. questo motivo chi pubblica la prima opera lo fa sempre a stessi propri. Io ho avuto la fortuna che la prima opera ha trovato per me grazie al fatto che ho chiesto molto alla società che mi ha aiutato dal valore il fatto che sia uscita. Mi può scusare un attimo? Mi Sì? può togliere un attimo il suo video così vediamo, perché la cosa che mi interessa è quello che sta spiegando, perché vediamo se togliendo il video riusciamo ad avere. Può continuare adesso, la ringrazio. Perfetto. Allora. E io davo molto, davo veramente molto a Franco Pilon, perché quando dovevo presentare Anni di guerra alle case editrici, l'ho mandato a tutte le principali case editrici del Trevigiano. E molte non mi hanno risposto, le due o tre che mi hanno risposto mi hanno detto che secondo loro questo libro
non valeva la pena di essere pubblicato. Franco è stato molto onesto con me, mi ha detto: secondo me questo libro vale tantissimo, ha buone possibilità di riuscire. Però io devo essere onesto con lei, dottor Monega, non ho i soldi per poter riuscire a pubblicarlo e dovrebbe riuscire a trovarmi lei per poterlo pubblicare a sue spese. Certo, perché E le piccole case editrici, mi scusi, le piccole case editrici fanno proprio fatica, diciamo, a vivere con, diciamo, a pubblicare, a stampare libri in continuazione, insomma, credo, vero? certo, e poi la difficoltà grossa che hanno è riuscire ad essere distribuiti sul nostro mercato, perché ovviamente una grossa casa editrice non ha queste difficoltà. La piccola casa editrice, che ha molte più spese, se vogliamo, deve trovare una persona che per loro vada a portare in giro i libri, magari nelle edicole o nelle librerie. Deve riuscire a prendere contatti con le librerie per fare la prestazione, riuscire a strappare un contratto decente a un distributore che è una piccola casa editrice che del 50% è fatta di un libro, quindi quello che riesce a prendere è molto poco. Certo. Senta, volevo farle una domanda, se mi permette. Lasciando stare la piccola casa editrice, siamo d'accordo, però il libro da quello che... Le chiedo questo diciamo, da ignorante in materia, no? Anche da analfabeto a questo punto, no? Perché la cosa che mi ha incuriosito di Mary Murbis, che lei parla del Piave, che noi siamo sempre abituati a dire il Piave, no? E parla della Piave, è giusto? Sì. Mi può spiegare questo? Perché mi ha colpito questa, nel titolo questa cosa qui, no? Soprattutto. Beh, diciamo che noi in istituto storico, in Stresco, a Treviso, parliamo spesso di soggettività popolare. E nasce tutto da qui. Il fiume Piave lo troviamo chiamato nel corso dei secoli in entrambi i modi, sia al femminile che al maschile, ma molto più al femminile. Il maschile diventa prevalente con la retorica della vittoria della Grande Guerra e durante il periodo fascista, che sposta l'ago della bilancia sulla componente, diciamo, maschile del fiume. Il culto È dell'uomo, interessante culto del maschio. che, sì, il culto del maschio, ovviamente. No, ma la cosa interessante riguardo agli anziani è che quando parlano di Piave effettivamente distinguono due cose. Quando si tratta del fiume in quanto fiume acqua, cioè acqua madre, acqua dalla vita, è chiamato la Piave, La nel Piave. dialetto è a Piave. Ma se invece devono dire che io vado all'interno dell'ambiente del fiume Piave, l'ambiente diventa maschile, va in del Piave. Che significa non vado a vedere, per esempio, quando il fiume è in piena, dicono vado a vedere la Piave. Se invece il fiume è in secca e nel Piave ci devono andare a raccogliere i vimini, che si faceva all'epoca perché qui a Cimadolmo i cesti erano la industriale che teneva in piedi l'intera economia del paese, allora lì era il Piave. Ho Io ho capito. voluto recuperare questa componente soggettiva degli anziani del paese perché mi sono accorto che il Piave viene detto ormai dalla stragrande parte delle persone che potremmo definirle scolarizzate. Questi anziani invece, che hanno tutti la terza e la quarta elementare, a loro è rimasta solo la parte femminile, cioè nel dialetto progressivamente, nonostante in italiano si dica il piave, loro quasi forse come una forma di, non lo so, rifiuto mentale, è sparito dal dialetto il fatto di dire il piave, è rimasto solo il femminile. Solo il È un femminile. piccolo omaggio alla soggettività popolare della zona. Che è una cosa bellissima questa, se mi permette, perché io non sono del Trevigiano qui, sono impiantato, non so come dire, no? Qui a Treviso. Però la cosa che mi affascina dell'Italia, soprattutto dell'Italia, è la miriade di dialetti che non si coltivano più questi dialetti come una volta. È il dialetto che perché mi fa capire la zona, mi fa capire, diciamo,
dove mi trovo, mi fa capire la gente, le persone che ci vivono, col dialetto, anche se l'italiano ovviamente è giusto, ci vuole perché poi bisogna comunicare a livello nazionale, diciamo. Però sto fatto due dialetti, quindi questa cosa dell'APR che mi ha spiegato in questo momento ancora di più mi affascina perché vuol dire che è un qualcosa di culturale, diciamo, che si porta dal dialetto, dalla storia della zona, giusto? Sì, qui il dialetto diciamo è una componente importante perché varia, cioè riesce a cambiare di moltissimo da località a località. Cibadonna era un comune che basava la sua economia sui vimini e sull'attività del carioto. Il carioto è questo praticamente antesignano del camionista, no? Aveva un cavallo da traino a cui legava un carro e andava nel fiume Piave per caricare la ghiaia sul cavallo, portarlo alle fornaci di calce e poi prelevare la calce da portare in giro a chi doveva costruirsi una casa. I centri di questa attività erano San Michele di Piave, che tutt'oggi risulta ancora essere il paese con la più alta concentrazione di ditte di autotrasporto, quindi rimane ancora forte. E a San Paolo di Piave, così come in Destra Piave, si dice Cariotto. Si San Paolo di dice San Cariotto. Carioto. San Michele di Piave è sulla sinistra Piave, sulla destra Piave c'è Maserata Spresiano. Maserata Spresiano si dice Cariotto con la O finale, e la stessa cosa San Michele. Veniamo più in giù, veniamo in Madorbo, dove c'erano gli altri Cariotti. Io, e Simadorbo che è in sinistra Piave e dall'altra parte attraversando il fiume Piave c'è Candelù, Saletto, non si dice Cariotto ma Cariota, cioè con l'A alla fine, che può sembrare una differenza da poco, però mi è capitato di vedere linguisti che si scordano su cose del genere. Sì, no, ma vede che la cosa c'è. Qui si parla di pochi chilometri tra un posto e l'altro, perché molte volte quando uno dice sinistra e destra Piave sembra che uno dica chissà centinaia e centinaia di chilometri di distanza, no? Ma qui si parla di località che sono abbastanza vicine perché mi capita di girarle, no? Vero? È giusto? È una barriera linguistica formata dal fiume di circa 4 km, che fino agli anni 60 era un vero e proprio, come dire, confine tra le due zone del Trevigiano, tanto che addirittura i traghettatori, questi miei cugini, erano personalità straordinariamente importanti perché portavano le notizie, cioè raccontavano all'una e all'altra sponda quello che succedeva dall'altra parte, perché il fiume era attraversabile soltanto nel periodo estivo di secca, diciamo da metà luglio fino a metà settembre, quando ricominciava a riempirsi. Era il periodo della raccolta dei vimini, da circa metà giugno fino ai primi di settembre, era il periodo in cui si andava nel fiume a raccogliere i vimini che venivano poi lavorati per produrre cesti e tutte le altre cose. Certo, E eh sì. la lingua ha avuto una evoluzione diversa proprio grazie a questa separazione che era provocata dal fiume. Non esistevano i ponti, né il ponte era quello di Vidor, che era ancora un ponte di origine romana, e giù dobbiamo andare a San Donato di Piave per trovare l'altro. Quindi in mezzo c'era una fascia lunghissima di passaggi barca per andare da una parte all'altra del fiume. Il ponte Cimaduno Maserada del 1967 e causa la cessazione di tutte queste attività di Di traghettamento. traghettamento, sì. Perfetto. Ma queste sono cose molto interessanti che bisognerebbe sempre approfondire perché si conosce anche chi è nato nel posto, conosce molto poco il posto secondo me. Ma adesso voglio cambiare un attimino e chiedere qualche cosa sull'altro libro, quello degli anni di guerra e di fame, no? Che è una storia di reduci, diciamo, che lei ha fatto. Sono interviste, un libro composto da interviste di personaggi che hanno vissuto quell'epoca. Diciamo che questo libro comincia a
a raccogliere testimonianze di vita dal 1909, perché Radice Piazzaro è intervistato dal 1909, quindi quando l'ho intervistato aveva 100 anni. E quando ne ha compiuti 101 mi ha anche potuto invitare al suo compleanno per amicizia guadagnata. Sono tutte interviste. Io ho chiesto loro che raccontassero la loro vita da quando erano piccoli fino alla pensione, diciamo, per registrare le trasformazioni dagli anni 20-30, la vita in quel periodo fino ai giorni nostri. Speriamo ne esce anche una visione abbastanza pessimistica, presente. Più o meno le interviste si chiudono sempre, dicevo sì, noi abbiamo sofferto molto, però forse abbiamo fatto l'errore di non voler far soffrire almeno un po' i nostri figli che sono cresciuti troppo agiati. Certo. Ho notato abbastanza un mea culpa da parte loro, che se vogliamo anche un'altra cosa su cui si potrebbe, come dire, un po' riflettere, Certo. vista soprattutto la situazione attuale. Bene, mi fa molto piacere perché sono due libri, cioè, interessanti nella lettura, perché soprattutto quello dei racconti, no? Racconti fatti da personaggi che hanno vissuto l'epoca, che hanno vissuto il momento e che è rimasto, diciamo, questo ricordo indelebile nella loro memoria. E molte volte è come quando si era, che quando ero ragazzini, che si diceva l'anziano ci racconta, no? Che racconta la storia, giusto? Sì. È così. Io la ringrazio per questo primo incontro, che ho partecipato a questa trasmissione, perché sai, il suo web TV, come sai, il suo radio, cercano sempre di portare un po' quello che di far rivivere nelle persone alcuni momenti particolari diciamo, raccontando alcune cose, parlando di personaggi che sono, noi siamo una web TV del Trevigiano, quindi parlando di persone, insomma, del Trevigiano, questo primo incontro. Voglio ringraziarla per essere intervenuta. Mi dispiace, voglio soltanto dire, mi dispiace nei momenti critici che c'è stato di collegamento con la DSL, che c'è stato un attimino di arrivo a scatti della voce, eccetera, ecco perché le ho consigliato di togliere la camera, così il flusso si è ripristinato con l'audio, perché il racconto è la cosa fondamentale e importante in questo. Quindi possiamo chiudere qui. Ricordo a tutti gli amici che ci guardano che possono trovare questi libri nel catalogo della Sismondi Editori. Il sito della Sismondi Editori è www.sismondilibri.it. Ecco. Comunque, se venite a trovarci sul blog di Science Web Radio, troverete il link della Sismondi Editori. Cercate lo scrittore di oggi, con il quale abbiamo fatto due chiacchiere, che è Simone Menegaldo, il dottor Simone Menegaldo. Grazie a tutti per averci visti, vi auguro meravigliose giornate, come dico sempre, e alla prossima puntata.